E la prima cosa è dirvi qualcosa del nome, del titolo di questa collana, Ardilut. Ardilut in friulano è il fiore della valeriana selvatica ed è il simbolo che Pasolini aveva scelto per le pubblicazioni della sua accademiuta di Lenga Furlana a Casarza, giovane Pasolini. Siamo qui, poiché siamo qui nel contesto di una mostra di Pasolini. Ecco, io volevo dirvi che condivido l'opinione di quei critici che pensano che il baricentro dell'opera di Pasolini vada decisamente spostato negli anni friulani e che solo un'attenta lettura delle riflessioni sul dialetto e la lingua che occupavano in quel momento il giovane Pasolini, ma che continueranno a occuparlo, ecco, solo un'attenta lettura di questa problematica permette, secondo me, di trovare il bandolo di un'opera che, come sapete, è aggrovigliata, a volte contraddittoria. Credo che se si tiene questo filone della meditazione sulla lingua, il rapporto lingua-dialetto, si ha come una chiave di accesso. Anzi, direi proprio, sono convinto che questa riflessione sul problema della lingua e del dialetto è in qualche modo l'originario nucleo incandescente da cui, di Pasolini, del pensiero di Pasolini, di cui tutte le altre problematiche, su cui forse si è discusso anche di più, secondo me invece tutte queste altre problematiche non sono che la manifestazione eruttiva di questo nucleo incandescente, no? Che quello. E infatti credo che sia importante riflettere al fatto che le ricerche di Pasolini all'inizio e fino alla fine, si pongono proprio sotto il segno di questa diglossia, di questo bilinguismo su cui lui rifletteva, quasi a confermare il teorema di Contini, su cui poi Pasolini stesso ha scritto, no? Contini dice che il bilinguismo lingua-dialetto è il dato originario e costitutivo della letteratura italiana. Questa cosa spesso viene dimenticata, ma è così, è il nucleo originario e costitutivo della letteratura italiana. Ecco, Pasolini se ne è occupato, ho detto prima, fino all'ultimo, perché un'altra cosa appunto da considerare è che l'ultima intervista in pubblico di Pasolini a Lecce, pochi giorni prima della morte, era proprio sul problema lingua-dialetto, no? Il titolo che lui aveva dato a questo intervento era Volgare eloquio. E un altro fatto, l'ultimo libro licenziato da Pasolini è la riedizione della Nuova Gioventù, che sono le poesie friulane in edizione ampliata. Ecco, quindi, no, vedete, fino alla fine Pasolini si pone la sua opera sotto il segno dei problemi che lo occupavano a Casarza. Ecco, io volevo parlare un po' di questo tema del bilinguismo, no? A partire da Pasolini, ma anche al di là di Pasolini. E prima di farlo volevo accennare però a un fatto che non è di poco conto, perché è anche stata una delle ragioni per cui ho pensato di fare questa collana di poesia dedicata appunto alla poesia dialettale. Come voi sapete, il Novecento è stato in Italia un momento, un'epoca di grande poesia, no? Ci sono state almeno due generazioni di grandi poeti, da Montale a Caproni, da Serena a Penna, da Luzzi a Betocchi, no? È stata una grande fioritura della poesia italiana. Ecco, meno noto, anche se lo si sa, ma insomma se ne parla meno, è che accanto a questa grande fioritura della poesia in lingua c'è un'altrettanto importante fioritura della poesia in dialetto. Come dicevo, dialetto e lingua, qui capite, lo dico per convenzione, no? Ecco, se teniamo conto di questo, il numero dei grandi poeti nella poesia della letteratura italiana del Novecento si raddoppierebbe quasi, no? Dovremmo includere Pedretti, Marin, Loi, Fernando Bandini, Amedeo Giacomini, Scataglini e forse arrivare fino a Rentocchini. Ecco, anche questo appunto è un fatto da non dimenticare. Ecco, però per tornare al problema del bilinguismo, c'è un fatto, anche questo da non dimenticare, che è stato Dante il primo a porre la poesia italiana sotto il segno del bilinguismo. In quel capolavoro,
di senza precedenti, che è il De Volgari Eloquenzia. Lo dico senza precedenti perché mentre le altre opere di Dante si scrivono, possiamo ritrovare dalle tradizioni, questa meditazione che lui fa sulla lingua nel Volgari Eloquenzia non ha precedenti nella letteratura medievale ed è una cosa veramente geniale che anticipa le riflessioni contemporanee della linguistica contemporanea. No? E Dante è il primo che riflette veramente strutturalmente sulla lingua. Ecco, forse come ricorderete, no, qui la tesi principale di Dante è che vi sono due lingue. Lui dice una prima che chiamiamo volgare, che i bambini, dice, apprendono da chi sta loro intorno appena cominciano a distinguere le voci, e che aggiunge riceviamo sine omni regola, senza nessuna regola, imitando la nostra nutrice. E poi dice c'è una lingua seconda, lui dice per noi secondaria, che i romani chiamavano grammatica. E che non è soltanto, come spesso si legge nei manuali, il latino, assolutamente no, no, è chiarissimo, lui si riferisce a ogni attività, ogni lingua che cerca di fissare e regolare quel volgare che è invece assolutamente sine omni regola. E dice di questa lingua secondaria, dice, è stata inventata per sopperire alla mutevolezza della prima e per assicurare ad essa una certa inalterabile identità nella diversità dei tempi e dei luoghi. Di queste due, adesso dico delle cose che chiunque in fondo sa, insomma, che Dante dice la volgare è la più nobile, sia perché è stata usata per prima dal genere umano, sia perché tutto il mondo se ne serve. La prima, dice ancora Dante, è naturale, la seconda invece è artificiale. Ecco. Vedete, qui c'è questa appunto intuizione geniale che concerne proprio la struttura del linguaggio umano. Il linguaggio umano è doppio. C'è la lingua è sempre doppia, no? E qui Dante sembra quasi anticipare la distinzione che poi la linguistica contemporanea da Saussure in poi ha sempre fatto tra langue e parole. Cioè da una parte la parola, l'atto di parola, il fatto che parliamo, no? Che è sempre sine omni regula, è il fatto sorgivo della parola, e dall'altro invece la lingua come istituzione, che cerca di regolare e fissare in una grammatica questo fiume senza regola che è il volgare. E il primo è un dato, vedete, no? Un dato immediato, il fatto che gli uomini parlano. Il secondo, su cui noi non riflettiamo, noi siamo talmente stati educati a scuola a pensare che esista una cosa come la lingua. La lingua non esiste. La lingua è un ente di ragione che è stato costruito attraverso una riflessione secolare sul fatto di parola. No? Questo è proprio un fatto storico, cioè è la riflessione grammaticale, noi la vediamo man mano sorgere a partire dal fatto di parola. E quindi l'idea che quello che noi facciamo quando parliamo è usare una lingua, a noi ci sembra ovvio, ma non è affatto vero. Ecco, e questo Dante appunto lo dice con chiarezza, no? La seconda è una lingua artificiale che serve a regolare la prima. Ecco, a questo bilinguismo, per così dire, strutturale, Dante ne aggiunge subito un secondo, anche questo è molto interessante, è quello che sapete, il volgare illustre, che contrappone al volgare municipale e che paragona con un'immagine tratta dai bestiari medievali, come sapete, una pantera che spande il suo profumo in tutti i luoghi, in tutte le città, e non dimora in nessuno, in nessuna. Questo volgare illustre è la lingua della poesia, illocalizzabile, no? E non identificabile. È un po' come quando Zanzotto, in uno dei volumi che abbiamo pubblicato all'inizio della sua poesia dialetto, dice la lingua della poesia non è in nessuna lingua e in nessun luogo. Ecco, quindi, ecco per dire, la collana, quindi questa collana di poesia, cioè, intende mettere al suo centro questa riflessione su questo bilinguismo costitutivo del linguaggio umano e in particolare della letteratura, della tradizione letteraria italiana. E naturalmente, come sapete, per tante ragioni storiche, questo fatto è molto evidente nella tradizione della nostra cultura, della nostra lingua, tanto che Contini, come vi ho detto prima, poteva dire che appunto è il tratto costitutivo originario della nostra tradizione letteraria, però io ritengo che sia un fatto costitutivo del linguaggio umano, cioè non è un fatto specifico della letteratura italiana, anche se nella letteratura italiana per tanti motivi emerge con forza.
Ecco, l'ipotesi infatti che vorrei suggerire è che non esiste una lingua una. Esiste solo un campo di tensioni percorso da una corrente, una realtà sorgiva in perenne movimento, che Dante chiama volgare, che adesso noi chiamiamo dialetto per comodità, e una lingua grammaticale che cerca di contenerla e fissarla. Nella tradizione italiana questo è talmente evidente, no? Ancora forse più che nelle altre tradizioni. Però il bilinguismo appunto è in ogni lingua, no? La lingua umana è costitutivamente non una, ed è proprio da questa ultima scissione credo che la distingue da tutti gli altri linguaggi, no? Voi sapete, ci sono dei linguaggi animali, però forse se dovessi dire che cosa definisce quella umana è che è scissa in questo modo, no? È doppia. Per farvi capire che non si tratta affatto di un'ipotesi teorica, no? È proprio una evidenza. Chiunque riflette sul linguaggio, no? Lo vede con particolare evidenza. Ecco, voi sapete che le lingue che romanze, le lingue cosiddette neolatine, derivano dal latino, no? E si fa come se fosse esistita a un certo punto una lingua che si chiama il latino, la quale lingua poi a un certo punto si è trasformata in altre lingue. Come ovvio, non è affatto così, è impossibile vedere il momento in cui il latino diventa, no? Noi continuiamo a parlare latino, quello che noi parliamo è latino nella sua vita, nel suo corso, no? Il latino, appunto, i linguisti dicono, c'era una cosa che loro chiamano il sermo rusticus, no? Il latino rustico, quello che era parlato, no? E questa lingua parlata, questo sermo rusticus, è quello che il solo fatto reale, no? A parte i testi scritti, no? Letterari, e questa lingua parlata si è andata secondo i luoghi, mutando, camminando, ma in modo tale che mai si possa dire qui cessa il latino e comincia un'altra lingua. Chi dice questo dice una sciocchezza, un linguista serio non lo dice mai, però noi invece siamo abituati a pensare che è esistito un latino che a un certo punto muore, il tale giorno, impossibile, e comincia un'altra lingua, altrettanto impossibile. Ecco, ecco per dirvi che quindi questa ipotesi del bilinguismo costitutivo, che anche Contini e Pasolini così fortemente presentano, è un fatto proprio costitutivo della lingua, non è un'ipotesi, una teoria, no? Le lingue sono le lingue che noi identifichiamo, sono le grammatiche che noi a un certo punto facciamo delle cesure nel tessuto di questo enorme mare che è la lingua, e facciamo delle cesure e diciamo questa è la grammatica italiana, questo, ma in realtà quello che è successo è che questo latino, secondo i vari luoghi delle regioni in cui si trovava, una specie di mare, sono come delle onde che ha preso certe forme, no? I linguisti fanno delle linee che si chiamano le isoglosse, che come sapete cambiano, per cui una certa città, per esempio a Sassuolo si parla una certa lingua, 100 metri più in là se ne parla un'altra, sono queste isoglosse, appunto, questa è la lingua, ecco, non esiste una lingua. Ecco. Allora, se torniamo ora adesso alla nostra collana Ardilut, ecco, volevo precisare un po' il modo in cui allora abbiamo voluto mettere al centro questa riflessione sul bilinguismo. Appunto, vi ricordate, Dante appunto dice che il volgare appunto è illocalizzabile, inidentificabile, come la pantera che espande il suo profumo dovunque, non è nessuna lingua, no? Ecco, la mia ipotesi è che la lingua della poesia è quella in cui questa tensione costitutiva che definisce il linguaggio umano viene spinta all'estremo e insieme custodita e esposta nella sua sorgività. La poesia è questo, la lingua della poesia è quella in cui questo bilinguismo costitutivo è proprio, diventa il centro, no? Questa tensione. E c'è un fatto grafico da cui possiamo parlare di questa collana, ma che caratterizza anche tutte le edizioni dei poeti in dialetto che si autotraducono, no? Come sapete, c'è il testo e poi a fronte la cosiddetta, vedremo, non è una traduzione. Per cui, appunto, graficamente, il lettore, che non è detto che conosca il dialetto, e i poeti in dialetto non scrivono per quelli che conoscono il dialetto, come Rentocchini stesso dice, che cosa succede al lettore? L'occhio del lettore, per esempio, che non conosca il dialetto o che lo conosca, deve però muoversi
una specie di trafelato andirivieni da una pagina all'altra. È un tipo di lettura quindi molto particolare, che è quello proprio dei testi bilingui. È come se la poesia non potesse dimorare solo in una pagina. La poesia dimora tra le due, forse nello spazio bianco tra le due. È una lettura che a me pare molto... Certe volte penso che la vera lettura della poesia è questa che si muove da un testo a un testo a fronte. Queste cosiddette traduzioni di autore. Ecco, adesso vorrei dire qualcosa su queste cosiddette traduzioni. È evidente, ci pensate un secondo, le autotraduzioni del poeta, ma non sono ovviamente delle traduzioni, no? Le autotraduzioni non sono delle traduzioni. Che queste traduzioni non siano delle traduzioni ancillarie era stato sempre già notato dai critici. Così Mengaldo, per esempio, ha scritto che queste traduzioni non hanno una funzione di servizio, ma hanno una propria dignità letteraria e vanno considerate come testi autonomi. È giusto, ma secondo me non basta, è fuorviante. Non sono testi autonomi accanto all'altro. Come Pasolini ha detto una volta molto acutamente, sono parte integrante della poesia. Quindi la poesia esiste in due forme. Una sola poesia esiste in due forme. Il testo dialettale e l'autotraduzione, che è ovviamente un'altra poesia, ma che non è un testo autonomo, è parte integrante. Ecco, come anche questo è molto interessante, come intendere questa paradossale doppia testualità? In un saggio famoso sul compito del traduttore, Walter Benjamin ha definito la traduzione come il movimento di ciascuna lingua esistente verso una lingua mancante, assente, che manca sempre, che lui chiama pura lingua e che si dà come punto di fuga verso cui tende tutto il movimento di trasduzione, no? Perché attraverso la traduzione le poesie si muovono verso, lui dice, verso questa pura lingua. Ecco, volevo riflettere un po', rendere un po' più concreta questa immagine, no? Che cosa avviene in una traduzione? Come Benjamin ha mostrato, ma come chiunque insomma, abbia un pochino esperienza di traduzione, sa che una buona traduzione non si rivolge solo al significato. Ecco, cioè, cos'è un cattivo traduttore? Un cattivo traduttore è quello che vuole rendere il significato, no? Questo è un fatto ovvio, no? Soprattutto per i traduttori di poesia, è impossibile. Piuttosto, quando si traduce veramente, in particolare si traduce poesia, il traduttore si rivolge non solo al significato della lingua da cui traduce, ma anche al significante, no? Cioè al modo in cui quella certa cosa è inteso in quella lingua. Cioè la lingua di una buona traduzione non si rivolge direttamente all'oggetto significato, no? Ma si rivolge a quell'oggetto attraverso il modo in cui è significato in un'altra lingua e deve confrontarsi quindi col significante di quest'altra lingua. Quindi una lingua che non si riferisce immediatamente al significato, ma al significato attraverso il significante di un'altra lingua. Credo che questa sia una buona definizione della traduzione. La traduzione è questa attività linguistica che non si rivolge al significato di un'altra lingua, ma al significato attraverso il significante di un'altra lingua. Ecco, allora se torniamo alla nostra ipotesi del bilinguismo costitutivo di ogni intenzione poetica, allora possiamo dire che in un certo senso che una forma particolare di traduzione è parte integrante di ogni pratica poetica. Cioè potremmo dare una definizione della poesia in questa dimensione, in questa prospettiva, come quella pratica linguistica che non si riferisce immediatamente all'inteso della lingua che sta usando, ma all'inteso di un'altra lingua, che in questo caso, quando non è una traduzione in senso stretto, in questo caso non è una lingua esterna, una lingua altra, ma in un certo senso è una lingua interna ad essa. È come se il poeta, lavorando sulla sua lingua, cercasse in questa lingua un'altra lingua in cui tradurre. Ecco, quindi in questa dimensione scrivere poesia significa tradurre una lingua in un'altra, che sta però dentro la prima, come appunto questa irrinunciabile tensione, no? Che, bilingue che vi dicevo, no? Senza quale la lingua muore. Io penso che se non c'è questa tensione,
Le lingue muoiono e quando questa tensione viene meno, è la cosa che angosciava Pasolini, sapete, no? Pasolini negli ultimi anni era proprio, ma dire angosciato è poco, no? Di fronte al fenomeno di quella che lui chiamava questa lingua nazionale, questa coine. E che cosa avviene in questi casi? Avviene proprio che viene meno questa tensione tra il momento sorgivo e il momento istituzionale, no? Prevale una specie di falso fantoccio istituzionale, che non è nemmeno la lingua della grammatica, ma insomma che, in cui questa tensione è venuta meno. E la poesia, quindi, è importante per questo, cioè la poesia, quando si dice la poesia custodisce la lingua, non è una metafora, cioè la poesia custodisce la lingua della vita, nel senso che la poesia è la vita della lingua. Perché senza questa tensione, quella cosa che si sente parlare alla televisione, cioè, non è una lingua, è una lingua morta. È l'unica lingua morta che esiste, perché vi ho detto prima, lingue morte non esistono, il latino non è una lingua morta. Però quella lì invece che si parla, che la gente parla alla televisione, quella è una lingua morta, no? Perché appunto non ha più questa tensione interna. Ecco, ed è a questo punto che vorrei venire all'ultimo libro pubblicato nella nostra collana, che è Lingua Madre di Emilio Rentocchini, che ho qui accanto. No? Ecco, si tratta di una raccolta di 300 ottave perfette nella loro struttura rimata, no? Sapete, A, B, A, B, A, B, C, C, no? Sono proprio perfette dal punto di vista metrico. Voi sapete però che l'ottava, nella nostra tradizione poetica, appartiene a una tradizione epico-narrativa, no? Boiardo, Ariosto. No? L'intuizione geniale che ha avuto Emilio è questa di invece estrarre quest'ottava da questo contesto epico-narrativo e di trasformarla in una singola poesia, tendenzialmente lirica. Insomma, ciascuna delle ottave è una lirica autonoma. Quindi questa è già un'idea, secondo me, molto bella. E a questa invenzione Rentocchini ne aggiunge subito un'altra, che concerne appunto il nostro problema della traduzione. Cioè la versione in lingua che segue ogni ottava, nel caso suo, non sono a fronte, sono sotto, proprio a sottolineare questa unità. No? Questa ottava, quindi Rentocchini non la considera come una traduzione, ma come parte integrante di una stessa ottava, per così dire, raddoppiata. No? Quindi dice che queste ottave esistono in due forme, quindi queste ottave hanno in realtà 16 versi. Queste versioni, appunto, quindi vanno considerate come un unicum che però è in tensione, perché appunto tra queste due forme in cui la poesia esiste ci sono delle tensioni che possono essere anche di conflitto oppure di armonia, insomma, tutte le possibili tensioni che ci sono tra questa poesia che esiste in due forme. Pensate come è una cosa curiosa, una poesia che esiste in due forme, ma è una poesia, no? E Rentocchini parla a questo proposito, lo cito, di uno spazio bianco tra l'ottava in dialetto e quello della sottostante traduzione, quasi una terza lingua, tutta echi ed ombre, ed è lì, in quella specie di radura domestica e mistica, che ha sede il cuore della fabbrica, la fabbrica poetica, immagino, no? Ecco. Ecco, in questa terza lingua, un po' quello che volevo dire, in fondo lui lo dice benissimo, quando dico la lingua della poesia è costituente scisse, perché quindi è come se alla fine ci fosse una terza lingua. In questa terza lingua vengono meno, per così dire, tutte le dicotomie attraverso le quali noi definiamo il linguaggio, no? No, quindi non solo che fra il dialetto e la lingua, la grammatica, il dialetto, ma anche quella, credo, tra langue e parole, tra lingua e parola, tra oralità e scrittura, tra istituto e sorgività, insomma, no? Tutte queste dicotomie che ci sembrano, quando se la poesia riesce, in un certo senso vengono meno. Pasolini, in un saggio di empirismo eretico, aveva detto qualcosa di simile, aveva introdotto, lui dice, un terzo termine fra langue et parole, e lo definisce come, lo cito, il momento puramente orale della lingua, ma precisa subito che oralità in questo caso non va intesa in senso stretto, cioè oralità opposto a scrittura, ma lui dice questo momento puramente orale è un momento filosofico dell'uomo, dice, insieme storico e preistorico, in cui cessiamo di credere e di sapere che cosa facciamo quando parliamo. È molto interessante anche questa idea, questa terza lingua di cui parla Rentocchini,
questo terzo termine, no, di cui parla Pasolini. Ecco, questo terzo che è la lingua della poesia, che è la verità della lingua, vorrei usare qui delle parole di Zanzotto, è una lingua sempre avveniente, sempre in atto di avvenire. Zanzotto dice Ercomio, una parola greca arrivante, come dice il Messia, Ercomio. Dice Zanzotto, in cui si tocca il nostro non sapere da dove la lingua venga, nel momento in cui viene, monta come il latte. E in un altro passo, parlando di lei, tu dice questa lingua nel cui sapore è rimasta una goccia del latte di Eva, no, per accennare a questa dimensione originaria. So, io, come credo che ho cercato di far capire, penso che questa questione del bilinguismo, no, non è soltanto la questione del bilinguismo dialetto-lingua, no, è proprio che la lingua, il linguaggio umano, è costitutivamente non uno, nel senso che appunto è un campo di tensioni percorso da queste due correnti, una sorgiva, una istituzionale, no? Perché, infatti, quando adesso ho criticato la lingua istituzionale grammaticale, è un altro polo necessario, cioè non voglio dire che va eliminato, è proprio feconda la tensione tra queste due cose. Ma per venire lì al problema di Heidegger, che a volte si è occupato della poesia dialettale in dialetto svevo, però credo che non abbia mai tematizzato questa questione. Ecco, credo che questa questione, su cui insisto tanto, non è stata tematizzata filosoficamente. Invece cambia, secondo me, il problema della riflessione sul linguaggio se uno tiene conto che questo oggetto su cui stiamo riflettendo ha questa curiosa struttura doppia, no? E questo credo che all'inizio, non so, all'epoca di Dante, quando non esisteva, sapete che la prima grammatica italiana è, mi ricordo, circa il 500, così, no? Dove dovete pensare a che cos'è una lingua quando non esiste una grammatica. Noi siamo invece abituati da secoli, da quell'orrenda scuola che vi ha distrutto, a pensare appunto che no, che esiste, che noi c'è una lingua. Quella è una costruzione che è stata fatta, anche importante, non la voglio svalutare, ma nel tempo non è la stessa cosa del fatto della parola, no? Uno, come quando Dante parla della lingua, sa che esiste questa grammatica, ma appunto pensa alla grammatica che avevano i latini, perché il volgare non aveva grammatica. Quindi lui aveva un'esperienza di una lingua senza grammatica, no? Appunto è importante ricordare questi fatti, no? Non farsi dominare dal fatto che quello che noi facciamo è una lingua. Quando parliamo è una lingua, no? Quello che noi facciamo quando parliamo non lo sappiamo. Ci dicono che è una lingua, che ha quella struttura grammaticale, eccetera, eccetera, ma quella è una costruzione storica che poi è andata a finire male, no? La lotta di Pasolini contro questo ente, no? È significativo, no? Proprio era una vera lotta contro il predominio di questo ente di ragione che è la lingua, no? Una domanda sciocchissima ad entrambi. No, io ho da dire poco. Appunto, questa collana di poesia che poi pubblica poeti che scrivono in tanti dialetti, no? Appunto, non dovete pensare che presuppone la conoscenza del dialetto. Tutti i poeti, anche alcuni lo hanno anche scritto, quelli che sono, non scrivevano per dei lettori dialettofoni, non è che loro scrivevano solo per chi parlava il dialetto, assolutamente no. Quindi questa cosa della doppia struttura che dicevo prima, del movimento del lettore, che per esempio io non conoscevo il dialetto di Sassuolo, no? Però che questo movimento che si fa, io veramente ci credo che è importante, che è questa la vera dimensione della poesia, no? Muoversi da questo testo, naturalmente è anche vero, quando lui dice vero, è chiaro che quello è in un certo senso l'originale, ma è un'origine dentro cui poi questa autotraduzione agisce come un vortice, cioè non è una cosa che viene dopo, separata. No? Quindi io trovo davvero che potrebbe essere un modello, se noi leggessimo testi anche scritti in lingua, non so, un canto di Leopardi, provassimo a immaginare, ma immaginiamo che questa sia una lingua che
che lui in qualche modo traduce da un'altra lingua o che cerca di portare verso un'altra lingua. Credo che sia un utile modo di leggere la poesia, no? Di non attenersi proprio a questo modello monolinguistico. No? Poi il monolinguismo è importante questa cosa. No? Noi abbiamo due grandi modelli nella nostra tradizione. Dante, che come dice Contini, è il monolinguismo. No? Dante è plurilinguismo. No? Scusate. Dante, che dice Contini, non è monolinguista, no? È plurilinguista, bilinguista, trilinguista, no? Tutti i livelli della lingua conosce e fa valere. E Petrarca invece è monolinguista, cioè fa valere un solo livello della lingua. No? E io sono per il modello dantesco, anche un testo in lingua lo leggo come implicante questo bilinguismo, trilinguismo, plurilinguismo.